Ciao a tutti, partiamo oggi con un rinvaso di mirato di Echinocactus texensis, che è questa pianta. Queste sono piante di circa 2-3 anni, credo, fornite dall'amico Mario Del Panta, che ha un vivaio in Riviera Ligure, zona Ventimiglia, sulle quali voglio fare qualche esperimento di terriccio, come ho fatto già in passato anche con altre specie, per cui le rinvaserò, diciamo, sono sei piante, le rinvaserò a coppie in tre tipi di terricci diversi, che adesso vediamo un attimo come sono composti. Partiamo dal terriccio, quello più tradizionale, che è esattamente questo, che è il classico mix pomice, lapillo e torba in parti uguali sostanzialmente, quindi un terriccio che si usa comunemente per i cactus e anche per molte succulente. Va da buoni risultati un po' con tutte, diciamo. Tende a spingere un po' le piante, nel senso che a farle crescere un po' più velocemente rispetto ad altri terricci. L'altro terriccio che userò è un tipo di terriccio che uso abbastanza spesso, che è a base di terra di campo argillosa, che mi procuro un po' dai campi nella mia zona, Lombardia di fatto, al quale ho aggiunto un po' di sabbia, sabbia fine, un po' di pomice, pochissimo lapillo e ghiaia di fiume, normalissima ghiaia di fiume, che è quella che forse riuscite a vedere bianca comunque. Mischiato un po' il tutto, viene un terriccio molto drenante, molto asciutto, molto povero. Ecco, a questo ho aggiunto un 10% di humus di lombrico per dare un minimo di componente organica, che diversamente sarebbe eccessivamente povero e le piante crescerebbero veramente lentamente in questo tipo di terriccio. L'ultimo terriccio che invece sperimentiamo è invece molto particolare, è un po' una scommessa, un po' una prova, nel senso che è un terriccio che, salvo in un precedente esempio che trovate sul sito www.ilfioretrallespine, che ho fatto con delle mammillarie aniana, è un terriccio a base sostanzialmente di anche questo, terra di campo, ma un buon 20% di gesso naturale, che è un ammendante naturale. Per tutte però le descrizioni riguardanti il gesso, vi invito ad andare sul sito Il Fiore tra le Spine, dove vedete nei materiali, terricci, la sezione dedicata ai terricci, ai rinvasi e quant'altro, vedete la composizione di tutti i materiali, a cosa servono e come possono essere impiegati per i terricci, per cactus e succulente. E anche in questo terriccio ovviamente c'è un po' di pomice che aiuta a trattenere l'umidità e a distribuirla lentamente, c'è un po' di humus per dare anche qui un po' di componente organica e c'è della ghiaia, anche in questo caso ghiaia di fiume, normalissima ghiaia di fiume per rendere il tutto un po' più drenante. Quindi cosa faremo? Metteremo due piante, due texensis in ogni tipo di terriccio. I vasi saranno uguali per tutte. Queste piante sono vasi quadrati, quelli che si usano normalmente in coltivazione, come potete vedere un po' nei bancali. Questi sono vasi che io ho scelto, diciamo, commisurati alle piante. Sono vasi da 7 cm di lato per 10 di altezza. Come vedete, le radici si spingono abbastanza in fondo, quindi 10 cm ci stanno tutti di altezza. La larghezza, basta vedere la pianta, insomma, direi che sono proporzionati, anche perché io non amo i vasi piccoli, è bene usare vasi abbastanza capienti. Ho già preparato anche tre cartellini, in questo caso li uso rossi, perché io di solito uso cartellini bianchi o gialli che piacciono di più e sono meno invadenti, però quando faccio esperimenti uso cartellini rossi sui quali ho annotato ovviamente il tipo di terriccio, la composizione, non tanto in percentuale, ma almeno gli elementi che vanno a formare i tipi di terricci e quindi li abbinerò correttamente alle piante che poi ci vengono rinvasate. E anche sul discorso cartellini ho scritto un articolo sul sito Il Fiore tra le Spine dove vi spiego un po' tutto quello che ci si può notare, come si possono gestire, cosa ci si può scrivere in sostanza. Quindi, e andiamo a rinvasare semplicemente queste piante in questi tipi di terricci. Lo scopo dell'esperimento qual è? Verificare come cresceranno queste piante, che sono piante identiche, tutte della stessa specie, genere specie, Echinocactus o Omalocephala texensis, seminate dalla stessa mano, tra virgolette, quindi in questo caso l'amico Mario Del Panta, della stessa identica età, quindi credo, ripeto, occhio, 2-3 anni. E verranno coltivate appunto in tre terricci diversi, ma in condizioni esattamente uguali, cioè io dopo le collocherò nella stessa identica posizione della serra, per quindi far ricevere loro la stessa identica quantità e incidenza di luce, di sole. Verranno annaffiate, fertilizzate allo stesso identico modo, cioè quando ne innaffio una verranno innaffiate tutte. E sopporteranno le stesse identiche temperature, sia d'estate, dove qui si va ben abbondantemente oltre i 40, anche se la serra è completamente aperta. E d'inverno si va tranquillamente sotto lo zero, 1, 2, 3 gradi sotto zero, perché ho comunque un minimo di riscaldamento, ma è impostato su dei livelli molto bassi perché i cactus hanno bisogno di freddo d'inverno,
come per farle fiorire, per farle stare bene, insomma, per tanti motivi che anche questi sono spiegati e trovate tutto sul sito. Partiamo allora con partiamo col terriccio standard, diciamo, con il pomice e l'apillo ne faremo uno per volta e poi metteremo il cartellino in modo da non stare a fare serie invasi, ma ve ne faccio vedere tre perché sono. Quindi mettiamo un leggero strato sul fondo, giusto per andare, teniamo la pianta all'altezza, diciamo, del vale, all'altezza. In natura, tra l'altro, queste piante crescono abbastanza infossate, crescono in terricci argillosi e, da quello che ho capito, abbastanza ricchi di humus, comunque perché vivono in simbiosi con moltissime erbe, arbusti, cespugli, cioè non, raramente le si vede in terricci o in areali, insomma, completamente privi di altra vegetazione. Basta guardare su internet le foto di queste piante, Texensis in habitat, e ve ne rendete conto. E anche su Texensis sto preparando un articolo molto dettagliato dove spiego un po' tutto, che pubblicherò nei prossimi giorni sul mio sito, e dove vi, se qualcuno è interessato, naturalmente potrà andare a raccogliere tutte le informazioni. Allora, come vedete, io sono abbastanza spartano, non sto molto, ho interrato abbastanza bene la pianta, anche perché con le prime innaffiature il terriccio tenderà leggermente a scendere, naturalmente. Poi faccio questa cosa, cioè sfrutto la forza di gravità semplicemente per assestare bene la pianta, far sì che il terriccio si disponga in maniera compatta attorno alle radici e la pianta sia abbastanza stabile fin quando non avrà ovviamente rifatto le sue radici in tutto il vaso. E questo è sostanzialmente la pianta rinvasata. Qui andiamo a inserire il cartellino corretto, che è terriccio standard, pomice, lapillo e torba. Il cartellino è sempre un po' laminato, ecco qua. Inseriamo in profondità perché a me non piacciono i cartellini, quindi li lascio solo così come strumento di informazione, ma meno li vedo e meglio è. Questa pianta è a posto. Procediamo con il terriccio, quello invece a base di terra di campo, sabbia, come vi ho detto, di altri elementi. Questo è un altro Texensis con una spina già leggermente un po' più robustina rispetto all'altra, quindi sta spingendo un po' di più, probabilmente è merito anche, come vedete, della radice che è un po' più sviluppata rispetto a quella precedente. Questo succede normalmente nelle cassette di semina, che alcune piante vanno più veloci di altre, sviluppano le radici, e in base allo sviluppo della radice è proporzionale allo sviluppo della pianta, cioè più la radice si sviluppa, più la pianta cresce velocemente e diventa più grande rispetto a quelle con le radici piccole. Comunque, anche qui facciamo la stessa identica procedura: teniamo la pianta con due dita e andiamo praticamente a riempire gli spazi. Come vedete, io abbondo in prima battuta, cioè la sommergo quasi, perché tanto poi faccio questo movimento che la libera, e questo movimento successivo che va a compattare la terra, e come vedete si abbassa subito il livello, poi magari se è il caso la raddrizzo un pochino, e poi cerco di arrivare quasi al bordo, perché ripeto, con le annaffiature un po' scenderà il livello, poi si compatterà ulteriormente, insomma. Quindi adesso la pianta è abbastanza impolverata, ma con le prime. Anche qui stesso discorso, terriccio, scusate, il cartellino, andiamo a recuperare quello corretto, terra di campo, sabbia, pomice, humus, viene questo, e inseriamo anche lui a suo posto. Ecco, alle volte, ecco, quando il terriccio è abbastanza, ecco qua, si può fare un po' più fatica, ma. E anche questo, come vedete, anche esteticamente c'è una differenza notevole tra i vari tipi di terrici, quindi spesso può esserci anche un discorso di natura, diciamo, estetica, anche se naturalmente quello che deve prevalere è, come dire, il benessere della pianta, diciamo così, insomma, perché. E prendiamo questo terzo Texensis, gli altri tre li farò dopo il video, naturalmente, per non stare a farne sei di fila. Questo è l'ultimo Texensis. Come vedete, le dimensioni di questi tre sono abbastanza simili, quindi salvo forse questo qui leggermente più piccolo, ma sono tutte piante di dimensioni simili, quindi partiamo da una base abbastanza comune. E anche in questo caso andiamo a interrarlo in quel terriccio un po' anomalo, un po' particolare, che voglio sperimentare, perché gli altri due li conosco già abbastanza, so più o meno che proprietà hanno. Anche questo, come vedete, ha la radice abbastanza ben formata, le sue belle spinette, che in giovane età in queste piante sono molto sottiline, dicono poco. Poi eventualmente vi inquadro una pianta di una certa età e vi rendete conto di che razza di spine sviluppano queste piante, che non a caso vengono chiamate in Texas,
e negli stati dove crescono, alcuni stati del Messico e degli Stati Uniti del sud, vengono chiamate horse crippler, ossia a zoppa a cavallo. Il nome penso che dica già abbastanza. Qui abbiamo una bacinella più piccola che rende tutto un po' più difficile, però ce la facciamo. Anche qua, come vedete, sommergo senza nessun problema la pianta per poi fare il discorso di prima. E la pianta semplicemente per forza, grazie alla legge di gravità che guida i nostri movimenti costantemente, si sistemerà quasi autonomamente. Un piccolo rabbocco. Qui come vedete c'è molta parte grossolana, però la parte fine è presente in tutti e tre i tipi di terricci, quindi anche questo l'ho scritto più volte nel mio sito, insomma, diffidate da chi dice che il cactus va rinvasato solo e esclusivamente in materiale inerte, quindi in sassi, in pomice, la pila. Non metteteci mai la parte fine tutte balle, perché la parte fine è fondamentale, purché ovviamente sia, i rapporti siano corretti, perché la parte fine aiuta a far sviluppare le radici capillari, cioè quelle belle sottili che vanno poi, sono le prime ad assorbire l'acqua quando questa arriva, in sostanza. Ecco qua. Cartellino anche per questa, piante affiancate, il rivaso è completo, io posso collocarlo nel frattempo qua in attesa di fare le altre tre dopo con calma, e a completare questa operazione andiamo, per far vedere anche un po', per ripulirli un attimo, diamo una leggerissima nebulizzata, che anche questo non è un grosso problema, si dice di non toccare le piante con l'acqua subito rinvasate, anche lì. Se la pianta è stata invasata adesso, non è il caso, non si deve innaffiare abbondantemente, però nebulizzarla si può nebulizzare, tanto più che queste piante erano qui da almeno una settimana, se non di più, a radici all'aria, e quindi eventuali cicatrici, rotture, ferite delle radici si sono ampiamente cicatrizzate, chiuse, seccate in questi giorni, quindi non corrono nessun rischio. In ogni caso adesso aspetterò almeno diciamo una settimana prima di cominciare a annaffiare queste piante, le ho nebulizzate adesso in superficie, quindi solamente per ripulirle un attimo e per assestare un po' la polvere che c'è in superficie, e questo è quanto. Chiusura del video, ci spostiamo un secondo là, vi faccio vedere queste piante sempre dell'amico Mario. Questo è il Texensis di una certa età, queste presumo siano piante, non so, credo intorno ai 10-12 anni minimo. Notate la spina incredibile che formano con il tempo. Queste sono piante con Texensis, con i frutti ad esempio. Ok, questo per oggi è tutto, direi. Come sempre vi invito, anzi come sempre, questa è la prima puntata in realtà, ma vi invito ad andare sul sito www.ilfioretralespine.it, è un sito in abbonamento ma ricchissimo di contenuti e sostanzialmente di tutto quello che ho imparato in più di 25 anni di coltivazione di cactus e succulente cactus in particolare. Grazie, un saluto a tutti.